Buonasera a tutti i radio web ascoltatori da parte di Massimo Pezzo. È appena terminato il derby Roma-Lazio con il punteggio di 1-1. Un punteggio che secondo me è ingiusto perché la Roma avrebbe meritato di vincere. Comunque, io sono molto orgoglioso di questa Roma, una partita pareggiata per un episodio e per alcune situazioni sfortunate. Una Roma padrona assoluta della partita, una Lazio che per 94 minuti con 11 giocatori dietro la linea della palla. Un solo tiro nello specchio della porta, se si può chiamare tiro, ha determinato un pareggio immeritato per la Lazio. La fortuna continua ad assistere questa squadra. Ora, oltre a decisioni dubbie, sempre a loro favore, c'è stato anche un po' di demerito da parte della Roma, che per imprecisione o per errori millimetrici non è riuscita a raddoppiare. Comunque, io ho visto una grandissima Roma che ha tenuto testa ad una Lazio che sulla carta veniva data favorita e comunque mi sento di elogiare giocatori come Santon, Spinazzola, Dzeko, Under, Pellegrini che sono stati nettamente superiori a tutti e hanno fatto una partita straordinaria. Fermo restando che tutti gli altri giocatori per una valutazione io partirei da un 7 pieno per tutti quanti. Avanti così Roma, l'importante era non perdere questo derby che la vigilia ci avevano dato già per perso, visto la differenza di valori e di forze, almeno questo che dice la classifica tra Roma e Lazio. In campo non si è rivelata tale, perché la Roma ha dimostrato di essere più forte della Lazio, non a livello della Lazio. Allora a questo punto ci viene il dubbio che se magari la Roma non avesse avuto tutti questi infortunati, forse oggi si troverebbe in altra posizione di classifica. Comunque, non piangiamo su quello che è stato e speriamo di recuperare alcuni giocatori di lunga degenza e continuare su questo cammino, perché l'obiettivo della Roma è il quarto posto. Buonasera a tutti e forza Roma.